Nel video di ieri, care amiche, cari amici, ho commesso una gaffe che un nostro amico me l'ha fatta osservare. Ho detto panda invece di koala e stavo parlando degli incendi che sono scoppiati nella foresta australiana, quindi me ne scuso. Grazie caro amico per avermi fatto osservare il mio errore, che correggersi è sempre buono. Quindi ieri ho detto panda invece che koala. Passiamo ora all'argomento del giorno. Si direbbe che Donald Trump abbia aperto il vaso di Pandora, perché intanto cammino, anche oggi mi sto filmando da fuori casa, si è intenzionato a scherzare ed anche di brutto, vediamo se così mi filmo meglio con il mio Nokia Asha 302, si è intenzionato a scherzare con il regime della Repubblica Islamica degli Ayatollah d'Iran, così come ha scherzato con la Corea del regime dinastico dei Kim. Però in questa occasione, mentre la Corea dei Kim è isolata nel sud-est asiatico, invece il ruolo geopolitico dell'Iran è distinto ed è più problematico, complesso e delicato. Non si sa quello che può succedere, veramente. E quindi ha aperto questo vaso di Pandora, ma non si sa che conseguenze geopolitiche, economiche, inflazionarie e soprattutto militari ci saranno. Se ci saranno, spero di no, ma questo dimostra la grande irresponsabilità di Donald Trump, e che alla presidenza degli Stati Uniti ci può arrivare chiunque. Se ci è arrivato Ronald Reagan, che era un attore di quarta, ci potrà anche arrivare Donald Trump, che di politica ne sa meno di me. E agisce come un cane pazzo. Addirittura il Congresso, che ne vuole votare l'impeachment, si è distanziato da queste decisioni e hanno detto vari politici, soprattutto democratici, che che Donald Trump ha attuato come un tiranno e come un despota, perché non sta nelle capacità di un presidente, nelle facoltà di un presidente, quella di dichiarare guerra, che eventualmente il Congresso può decidere di fare una guerra, lui può proporre di votare o no per fare guerra. Solo in casi speciali è autorizzato il presidente degli Stati Uniti a dichiarare guerra. Adesso in questo breve filmato fatto fuori casa io vi chiedo: voi cosa ne pensate? Che cosa succederà? Sarà coinvolta l'Europa? Sarà coinvolta l'economia italiana? Fatemelo sapere. Lasciate sotto questo video i vostri commentari e mi raccomando, date un click se vi piace, se non vi piace mettete like, dislike e condividete questo video affinché altri possano commentare sotto cosa ne pensano. Così mi aiuterete a comprendere, nel caso che riceverò molti commentari e molte views, farò un seguito a questo video più dettagliato,
E poi soprattutto aiuterete il mio canale a crescere. È inutile che vi dica che sono disoccupato. Amleta Blom mi dice sempre di non dirlo, ma io ve lo dico. Vorrei che YouTube mi iniziasse a monetizzare il canale. Allora mi raccomando, commentate il video, dategli like o dislike e condividetelo per quanti mezzi voi possiate farlo. Poi un'altra cosa, metterò in evidenza in un commentario o più di un commentario i link di Amazon. Se mi volete aiutare, accedete ad Amazon con i miei link e poi comprate quello che volete. Amazon mi darà una percentuale sulle vostri acquisti. Quindi fate link, fate clic sul mio link di Amazon che metterò sotto questo video. Magari non importa che voi compriate quello che io indico. Qualsiasi cosa voi compriate in Amazon, loro mi daranno una percentuale sul guadagno che genera. Quindi mi daranno il 10%. Poi potete comprare qualsiasi altra cosa. Vi ringrazio, è il vostro Santen Chan e dal prossimo video. Ciao!